Qualche anticipazione te la posso dare, Carmine sicuramente cambia, lo vedremo cresciuto. Cioè oggi mi attribuiscono una relazione con una persona o una roba, al 90% dei casi dopo 24 ore si sono dimenticati tutti quanti. Che il personaggio sia napoletano piuttosto che emiliano, di qualche altra parte, va benissimo. Studio dialetti e anzi mi piace tantissimo lavorare con la voce, cioè non mi pongo neanche dei limiti. Ciao a tutti, sono Massimiliano Caiazzo, voi tutti mi conoscete come attore napoletano, ma in realtà non è così, no, in realtà è così, sono un attore napoletano, mi conoscete sicuramente per Mare Fuori e Filomena Marturano e adesso vedrete l'intervista mia fanpage dove parlerò di un sacco di cose con questa riflessione. Farò tutto in emiliano. Partiamo da questa espressione assonnata. Me lo stavi raccontando, tu in questo momento stai girando a Napoli una cosa che non ha, diciamo, nulla a che fare con i titoli a te correlati fino ad ora. Sì, no? Per ora no, per ora non ha nulla a che fare, che è Wonder Boys, cioè questa serie Disney. Sta faccia boffata è dovuta proprio al fatto che stiamo girando di notte in dei posti allucinanti, non lo so, i sotterranei di Napoli, piuttosto che il museo archeologico, la Gaiola. È un progetto che darà la possibilità di avere uno sguardo su Napoli, secondo me, molto diverso rispetto a quelli che abbiamo avuto fino adesso. È uno dei personaggi personalmente più difficili che abbia interpretato fino adesso. Non sono tantissimi, ma fino ad ora sento che è il più complesso, uno dei più divertenti anche, sicuramente. Però ha tantissime sfaccettature che nasconde, è lo stile di un urban fantasy, però quello che a me affascina è restituire un'umanità, no? Di questo personaggio che calca la falsa riga della leggenda del monacello di Napoli, un ragazzo di 25 anni che vive nei sotterranei di Napoli. A proposito di personaggi, faccio un salto a quello che inevitabilmente ti ha permesso più di tutti di arrivare a una moltitudine di persone, che è quello di Mare Fuori. Carmine effettivamente è un personaggio che nelle prime due stagioni ha avuto una metamorfosi impressionante. In questa terza stagione lo vedremo lineare rispetto a come lo avevamo lasciato o cambierà ancora? Of course, he changed. Of course. No, è stata mia premura anche a questo giro restituire un cambiamento, ovviamente emotivo, ma anche fisico, perché comunque sono dei ragazzi che entrano lì in questo IPM in una fase adolescenziale e molto spesso escono da lì che sono ormai degli adulti. Entrano all'interno di un processo di crescita che può essere ovviamente positivo, negativo, qualche anticipazione te la posso dare. Carmine sicuramente cambia, lo vedremo cresciuto. Noi l'abbiamo visto alla fine della seconda, che comunque prova a perdonare. Quindi all'interno della terza stagione lo vediamo che affronta il processo proprio del perdono, quasi come se provasse a rialzarsi con fatica e ci riesce perdonandosi e quindi magari riuscendo a riprovare amore verso se stesso. Quello che tu puoi fare, secondo me, è accettare quello che è successo, che non è colpa tua, che non avevi potere su quello che è successo, no? Cioè non era sotto il tuo controllo, e iniziare ad agire su quello in cui tu hai il controllo, perché poi è lì che puoi fare realmente qualcosa, no? La percezione che voi da interpreti e protagonisti di questa serie, che è diventata a tutti gli effetti un fenomeno, mi interessava capire com'è cambiata mentre questo boom avveniva. Cioè all'inizio io credo che voi abbiate, insomma, avuto un po' la percezione che il prodotto, pur avendo un grande valore potenziale, non venisse sostenuto come era più adeguato. È vero quello che ti chiedo, e soprattutto avete percepito diciamo una sorta di senso di rivincita, se vogliamo? Non so se senso di rivincita per me è il termine esatto, però ovviamente la percezione che ho avuto è che un certo tipo di lavoro è stato riconosciuto, quello sì. Ovvio che per quanto riguarda la prima serie, Mare Fuori era un progetto nuovo. Affrontare questi temi in questo modo era nuovo, perché ovviamente tu non vai a riproporre delle cose già sviscerate, ma anzi ti proietti proprio nelle conseguenze della criminalità organizzata. Io credo che una delle forze di questo progetto sia proprio il nostro gruppo di attori. Quello che ha permesso a Mare Fuori di esplodere più di tutto è stata proprio la nostra coesione, contestualizzata in un momento storico dove, con il boom dei social, avevamo tanti strumenti per far sì che questo venisse in superficie. La forza di Mare Fuori è che
può essere per tutti. Trattiamo così tanti temi che ce n'è un po' per tutti. Quando tratti un tema in un certo modo e il modo in cui lo tratti ti permette di avere un linguaggio universale, allora non c'è più pubblico di riferimento. Certo. Respirate anche l'idea che ci possa essere poi, come dire, la fine del progetto. Penso che, come tutte le cose, hanno un inizio e una fine, e credo sia giusto che il progetto abbia una fine. Tirare una cosa troppo a lungo soltanto perché funziona, forse un certo, perché potrebbe funzionare, diventa poi forzato e forse anche una mancanza di rispetto nei confronti di quello che ci sta. Come è ovvio che se funziona è anche giusto portarla, se hai ancora da dire, da raccontare, se c'è ancora amore, allora è giusto portarla avanti, però bisogna avere i piedi per terra, secondo me, e accettare il fatto che ci può essere, ci sarà una fine, un domani, capire che non è una cosa che dipende da te, e l'unica cosa, in connessione a quello che dicevamo prima, che tu puoi fare è dare tutto te stesso. Rispetto al ruolo di Carmine, hai mai avuto o hai magari il timore di rimanere, come dire, imprigionato in un'espressione, in un carattere? Onestamente sì, ho paura, però mi tranquillizzano diversi fattori. In primis, che poi è anche quello che mi piace di più di questo lavoro, che per me è l'aspetto ludico, lavorare sui personaggi, entrare all'interno di un processo creativo per poi poter portare, ecco, in superficie, sul set, degli esseri umani che sono sempre diversi tra di loro, come ho avuto la possibilità di fare con Filomena Marturano, no? Che era un personaggio totalmente diverso, no? Da quello di Carmen, cioè lì un dandy. E poi, secondo me, ecco, è un momento diverso. Il pubblico con il quale ci stiamo interfacciando è un pubblico molto intelligente, secondo me. E quindi è un pubblico che capisce che innanzitutto tu non sei il personaggio, certo. Da un lato, che c'è un lavoro dietro, e soprattutto è un pubblico che sta iniziando a smettere di etichettare. E questa è una cosa che io, che a me fa molto piacere. Poi, il lavoro che tu fai sui personaggi è importante perché ti permette di portare degli esseri umani diversi e si vede. Tu vuoi fare l'attore, hai deciso che tu vuoi ho fare deciso l'attore. Ho deciso che voglio fare l'attore. Hai deciso tu. Questa cosa corrisponde a, diciamo, al fatto che tu ti percepisca bravo. Cioè, il fatto che io ho deciso di fare l'attore vuol dire che io sono bravo? No. Cioè, quindi contempli, come dire, anche l'ipotesi, tra virgolette, del fallimento. Io tutti i giorni mi rapporto all'idea del fallimento. Come la vivi? Come la vivo? Respirando, Andrea. Cioè, nel senso che non ci vuole, accetto il fatto che può finire da un momento all'altro, ma non finisce il fatto che voglia fare questo. Poi non è che io ho iniziato e boom, no? Cioè, comunque ho studiato prima, continuo a studiare oggi. Ci possono essere dei giorni in cui, non lo so, sei meno ispirato, e quindi magari non tutti i giorni riesci ad esprimere tutto quello che vorresti esprimere, ad esplorare tutto quello che vorresti esplorare, e questo ti restituisce una sensazione di frustrazione. Dici, cazzo, oggi ho fallito forse? Dici, vabbè, ma oggi ho fallito, domani chi lo sa? Questa cosa ovviamente viaggia parallelamente rispetto al cosiddetto successo. Sì, ritenuto uno dei volti di punta per le ragioni di cui abbiamo parlato della serialità televisiva. Questa cosa ti condiziona? Io cerco di non pensarci, perché appunto è una cosa che mi mette ansia. Sarò molto sincero, quando leggo questi articoli, stare in ascesa, sì, è un po'... Sono felice, per carità. Da un lato c'è chi riconosce il lavoro, però come... Ok, lo vedo, lo accetto, ok. Adesso tela bianca, si rinizia da zero, capito? Ogni giorno provo a riniziare da zero. Ogni giorno la tela è bianca, capito? Tanti colori che hai esplorato il giorno prima ci stanno. E a volte, quando vado nelle mie paranoie da ossessivo, me lo ripeto. Se da qui a 10 mesi, e c'è la possibilità, no? Perché siamo che stanno sotto cielo. Chiaro, chiaro. Magari posso non lavorare più. No, perché il lavoro non è soltanto quello che tu fai sul set, capito? Il lavoro è quello che tu fai quando ti alzi a letto, hai preso il tuo caffè, hai fatto la tua routine, boom, tela bianca, di nuovo, anche se non è un personaggio da preparare, soprattutto forse se non è un personaggio da preparare, anzi, ecco. Tu sei un emigrante, no? Nel senso che sei andato via da Napoli, non per scappare, da Napoli, scusami, tu non sei napoletano, dillo al pubblico. No, io sono stabiese. Sei stabiese. E appunto, dicevamo, tu sei andato a Roma anche per ampliare i tuoi orizzonti, e poi il caso ha voluto che in realtà ti hanno portato al successo dei personaggi che sono espressamente
partenopei, napoletani, nonostante poi tu abbia invece iniziato un percorso che ti portava fuori. Sì, ci ho pensato, ovviamente. C'è sicuramente la paura di una ghettizzazione da un lato, però è una paura che arriva fino a un certo punto. È un momento storico in cui c'è tanto fermento artistico a Napoli, che è comunque una città che ha tanto da dire e tanto da raccontare. Mi affido al fatto che l'aspetto ludico per me è lavorare, entrare in un processo creativo, no? Giocare con l'esplorazione di personaggi. Ora, che il personaggio sia napoletano piuttosto che emiliano, di qualche altra parte, va benissimo. Studio dialetti, e anzi mi piace tantissimo lavorare con la voce, cioè non mi pongo neanche dei limiti, io, capito? Quando il pubblico si appassiona in particolare a un attore, a un interprete, inevitabilmente la curiosità, l'interesse finisce per andare nel privato. È evidentemente una cosa con la quale uno si deve l'industria nella quale lavori ti porta a dover fare i conti, no? Caratterialmente a me dà molto fastidio l'invadenza. Cioè domani, capito? Mattina ti attribuiscono una relazione con una persona, tu come reagisci quando vedi quella roba? Vero o falsa che sia, eh? Mi faccio una risata. Ti fai una risata? Sì. Ok, ci ridi, sì, e va, sì, bene. Sì, ci rido, pure perché è anche molto fast food come cosa. Cioè oggi mi attribuiscono una relazione con una persona o una roba, al 90% dei casi dopo 24 ore si sono dimenticati tutti quanti. È un rapporto un po' diciamo disincantato con questa materia. Cioè l'idea che non restino alcune dicerie è una roba molto, diciamo, ottimistica, sì, no? Da parte, ma non è che non restano, che poi tu sta lì, se tu lo googli, appunto, lo ritorna, googli, sì, però se ne parla fino a un certo punto, a meno che, non lo so, non è proprio un boom, per il momento Cormandella non mi è mai successo, però sì, mi faccio una risata, per ora. Visto che appunto fai parte di una nuova generazione di interpreti, se c'è qualcuno della tua generazione che ti impressiona particolarmente, non ti lascia indifferente? Andrea Lattanzi, Giacomo Ferrara, Tonia De Micco, siamo anche molto amici, ma è un punto di riferimento. Vabbè, il mio compagno di viaggio da sempre, che è Nicolas Mpa, okay, che insomma per me lui è di un talento allucinante, di una sensibilità. E poi ci influenziamo a vicenda, no? Io sono un attore molto fisico, invece parto sempre dal corpo, capito? Lui invece è un attore, ecco, che magari parte da questo tipo di sensibilità e di vulnerabilità. Poi arriviamo alle cose in maniera diversa, però ecco un punto di riferimento anche lui.